Sono le 8:30 e sto andando da casa mia a casa dei miei nonni, che è a mezz'ora da qua, per andare a ritirare il tapis roulant. Perché mio nonno mi ha dato come budget 300 euro per comprarglielo, è costato 350 e per non aggiungere nessun soldo di consegne, eccetera, ho dovuto scegliere la cosa gratis. E ora mi sa che lo lasciano sulla strada e allora io vado lì a prenderlo e portarlo su a casa. Cerca di un successo necessario con Brudla. È il momento della verità. Vediamo se c'è mia nonna ad aspettare il pacco fuori. Attenzione, attenzione, vediamo. Ecco, quella con la maglia bianca è mia nonna, anche perché quell'altro è un uomo, quindi non poteva essere mia nonna perché mia nonna. Eccola qua, salve, con un tizio che la sta adescando, vabbè. No, non l'ha adescata, in realtà l'ha aiutata perché i corrieri sono arrivati, hanno lasciato il pacco in mezzo alla strada e se ne sono andati. Lei è rimasta da sola, una donna povera e indifesa da sola, e quest'uomo l'ha aiutata ad aspettare la mia persona e successivamente mi ha anche aiutato a prendere il pesante tapirullan e portarlo fino all'appartamento dei miei nonni, superando scale e tutto il resto. Questa parte non l'ho filmata perché io ho lasciato la macchina in mezzo alla strada e, preso dal panico e dall'ansia, ho preso il tapirulan, sono andato fino all'appartamento, la macchina era rimasta in mezzo alla strada, è arrivata un'altra macchina, mi ha iniziato a suonare, io non trovo più le chiavi, insomma, il mio solito modo di gestire le situazioni più semplici, totalmente in preda al panico. L'ho detto, doveva pagare di più per arrivare a portare al portone. Va bene, ci Rimanere sta. nel budget, tu metti di rimanere nel budget. No, io non ti ho detto Come no? Metti di niente. rimanere nel budget. Ma Mente. Allora, è successo un sacco di cose. Praticamente. Prego, nonno. l'importante è che fate, dai. Sì, praticamente sono arrivato. C'era il signore, ho aiutato a portarlo su. Adesso andiamo a vedere. Chi è quel signore? È un signore che abita qua. Quello. Signore, che è diventato padre oggi, incredibile. E nonna gli ha promesso il pesto. Quindi ci ha guadagnato alla fine. Ah, non so se è lui. Dammi stacchetto, nonno. Con la moglie, sto dicendo. Dammi qualcosa. Con la moglie, sto Sì? dicendo. E si è messo lì. E dai, tutto sommato però l'imballaggio è com'è, proprio Stato gentile. a posto. Ah, oh. Guarda, perché la nonna Niente. vuole andare fuori a passeggiare. Vai, Ma vai. qui a Ponte Chiasso, guarda dove cazzo vai. Pericolosissimo. Allora, ti hanno fatto pagare 350 e te lo Questo. portavano a casa. Sì. Lo portavano là, al civico. Potevi dirgli cosa vuole a portarmelo su in casa Mi ha e. detto, volevano 30, poi 40 euro, Va 50. bene, Mi ha che detto di stare cazzo. nel budget. Va bene, ma che budget. Adesso ce la fai a montarlo. Eh sì. Lo scopriamo se lo so montare, non lo sappiamo ancora. Protezioni incredibili così. Ora, parrebbe già montato qua. Sudata. Io pensavo che era più piccolino, invece è bello grande, hai visto? È più piccolino di Non così. fa. Sì, C'era certo. quello lì, non è elettrico, No, quindi no, è no, così. va bene così, va bene, va bene. Non so dove metterlo comunque. Che si chiude? Ah, bene, bene. Sì. Allora sì, stava in quel buco lì. Sì, credo di sì. Allora, vuoi che 5. Complimenti per l'ottima scelta. Grazie. 2. Chiudere qua. Grazie, adesso con questo qua io lo devo tagliare, questo fare qui. Cosa? Se non funziona, come faccio Ma cosa? a riportarlo? Che Vai, lo sbaglio scatolone qui. di Ah. Io lo devo distruggere. Sì. Ma che cretini quelli! Gli ho detto, ti do 20 euro, portamelo E fino non là. possono farlo, non possono prendere soldi così. Allora, ma non Devono. si fanno contratti così. Ma è. Ma tu non No, ma puoi io sapere non te l'ho quello che ci detto, vuole. 300. Giustamente, Scusa, ma giustamente. senza la testa, ma si è Sì, quando ti sì. tieni su. Tutto detto,
Questione I, questionarsi sul capo di alimentazione. Tutto lo schema si accede prima. Ma io te l'ho detto. Ne sta bene, basta che. Play 3, 2, 1 ed è parte da 0. Facile. Più. L'inverno ne fa anche 30, 40. Quello quando viene. Puoi anche andare, capito? Cioè, puoi farlo sta roba se vuoi. Cioè. Bam, bam. No, 300 mi hai dato. 300? Sì. Più 50, 350. Più 50 di mancia? No, 50 per la benzina, perché ne hai sprecato la benzina. Sprecato ti la bastano? Benzina. Sì, mi bastano. Questo lo tengo. Bravo. E hai fatto i saldi. È successo? Mi è andato via il colore, cazzo. Ma si può. La trappola. Oh, guarda il colore. Che senso? Guarda che... Che colore? Il colore è andato via. Prova, siccome stavo giocando ieri, magari ho sbagliato. Giuda. Vediamo. Telefono di merda. Se non glielo porto dietro glielo sbatto in faccia, guarda. Ho toccato qualcosa sul colore. Vediamo. E me l'ha fregato. Vediamo. Mi ha fregato il colore. Ma vaffanculo. Ma io sarei quasi propenso, guarda. Era bello fino a ieri, cazzo. Ma va a casa. Quello mi ha venduto il telefono. Ogni 15 giorni sono da lui a rompere le palle. Non mi sopporta davvero più. Ogni volta che mi vede si mette la mano in faccia. Là. Cioè, l'avevi attivato. Non so neanche cosa sia. Non lo tocco più. Hai. Deuteranomali, ma una cosa che non si guarda mai. Io sono con Fastweb. Sì. Che stronzi. Però ma perché stronzi? Un'azienda. Guarda, quella lì, quella che c'è lì, il coso è una stronza di una. Io ho cellulari da 15 anni, mi sono andato 3 volte nel negozio. Io non ci voglio andare proprio. Tu ci vai ogni 2 settimane. Ma porca, ma per forza, cosa devo fare? Gli ho detto, vabbè, quando mi chiamano io sono qua. Mi chiamano, schiaccio 4141, mi risponde da Albania, qui è Albania. Aia, attaccato subito. L'ho attaccato. E che lo sai preparato. Ma vaffanculo, ma che cazzo. Che avventura per telefono. Vedi di non fare qualche sketch col nonno, eh.